Luigi Faccia, candidato consigliere in FLI che sostiene Enrico Verini, candidato sindaco. Una delle chiavi per la rinascita del territorio è sicuramente quella del turismo. Lei è un operatore che da anni opera nel settore. Quali possono essere le proposte e le prospettive? Sicuramente il turismo è la chiave di volta, secondo me, della città. È l'unica arma che noi abbiamo adesso per far ripartire questa città dal punto di vista economico. Abbiamo tutto, abbiamo l'ambiente, ci vuole solo un po' di buona volontà e qualche investimento. Di turismo non si può parlare se non si parla anche del famoso piano Letta, di cui però poi sono un po' scomparse le tracce. Veramente c'è stata quella presentazione in pompa magna lì a Roma, poi se ne sono perse tutte le tracce purtroppo. Noi in questo momento non abbiamo bisogno di proclami, abbiamo bisogno di una ricostruzione economica più che quella edilizia, perché la cittadinanza, i giovani hanno bisogno di lavoro. Senza lavoro non c'è motivo di poter ricostruire le case, perché dentro quelle case non andrebbe più nessuno. Parlando di questa campagna elettorale, che tipo di campagna elettorale è stata? Come l'ha vissuta? È la seconda volta, insomma, che si candida consiglieri, come l'ha vissuta? Magari rispetto alla prima, quali possono essere state le lacune dei diversi candidati consiglieri o dei diversi candidati di sindaco? Ma io la mia campagna elettorale personale è quella di sentire tutta la gente che ti chiama e che vai a interpellare, quindi casa per casa, per le strade, e quindi spiegare le motivazioni per cui uno si ricandida. Devo dire che è una campagna elettorale un po' sottotono dal punto di vista politico e ha dei sussulti solo quando ci sono qualche spruzzo di veleno, qualche polemica. Io credo che questo vada evitato perché oltre alla ricostruzione economica bisogna anche ricostruire il tessuto sociale. Il tessuto sociale non si ricostruisce con i litigi, perché il sindaco che vincerà, chiunque esso sia, deve essere il sindaco di tutti e non di una parte. Quindi invito tutti i candidati sindaci a una maggiore moderazione e a una maggiore coesione. Parlando di pronostici, molti danno quasi per scontato un secondo turno. Secondo lei è verosimile questa ipotesi? E in questo caso il vostro candidato sindaco dove si potrebbe inserire? Beh, qui da quello che si sente dai sondaggi, un po' anche quello che si vede nelle case, nei pensieri della gente, probabilmente non dico che ci sia una preferenza netta, però il sindaco Cialente ha qualche chance in più rispetto agli altri. Per quanto riguarda poi la nostra collocazione in un eventuale ballottaggio, al momento è un po' presto, ci devono convincere, ci deve convincere, anche perché noi siamo una lista moderata, alternativa a tutti e due gli schieramenti, di destra e di sinistra. Quindi dovranno convincerci con delle proposte reali, possibili e soprattutto che vadano nella direzione di creazione di posti di lavoro e di sviluppo dell'economia e del turismo. Ecco, Enrico Verini, il vostro candidato sindaco, da cosa si è differenziato secondo lei in questa campagna elettorale rispetto agli altri competitor? Ma se, mi sembra che noi al primo punto del programma del nostro sindaco ci sia il lavoro, quindi credo che rispetto agli altri che parlano più o meno confusamente, più o meno a rigor di logica, di ricostruzione edilizia, noi parliamo di lavoro, parliamo di coesione sociale e quindi da questo punto di vista ci siamo differenziati. E devo dire che il sindaco Verini, il mio sindaco, ha tenuto fino adesso dei comportamenti piuttosto moderati, come io vado dicendo da sempre. Grazie a Luigi Faccia.